amici di Starfishing TV, chi vi ho portato qua oggi al lago di Terlago, il grande Vito Battista, costruttore di artificiali stupendi, vedo. Pesche artificiali come Brilli Lures. E ci spieghi un pochettino da quanti anni è uscita questa passione? Vedo delle creazioni veramente spettacolari. Sapere come arrivano, come vengono, non lo so. So che sono cominciate 5 anni fa, ho messo insieme la passione per la pesca, un'esperienza di 20 anni di pesca spinning e una manualità che ho sempre avuto fin da bambino. Ho sempre fatto modellismo, aeroplanini, carri armatini, e alla fine da un hobby siamo quasi arrivati praticamente a un'attività. Farli artigianalmente vuol dire prendere un listello di legno e lavorarlo a mano dal grezzo fino a farne la forma, inserire la piombatura, gli anelli, la paletta in policarbonato. La Starfishing TV sicuramente coglierà il tuo invito poi da te a vedere la costruzione di un artificiale. Molto volentieri, molto volentieri. Perché anche i bambini sono sempre curiosi a vedere queste cose colorate, diciamo. Alla fine non ci vuole tanta attrezzatura. E ci vuole un po' di inventiva, un po' di fantasia, qualche materiale giusto e dopo si riesce a fare. E da Terlago è tutto quanto, grazie Vito, sei stato gentilissimo. Grazie a voi. Lo trovate sulla pagina Facebook, giusto? Brilli Lures su Facebook. E possono contattarti se hanno bisogno. Tranquillamente, di provare trovate gli album degli artificiali, dei colori, soprattutto delle catture, sia mie ma soprattutto degli altri, di quelli che gli amici che usano i miei artificiali. Con Vito è tutto al momento, ci rivediamo alla prossima puntata e occasione per vedere la costruzione di questo artificiale. Ciao. Ciao, grazie. Amici di Starfishing TV, siamo qua oggi a Verona, una città storica, come promessa da Vito Brilli. Ci porterà oggi a scoprire le sue particolarità nella produzione poi di questi artificiali. Grazie Vito intanto di essere qua con noi per la Starfishing TV. Ci siamo visti a Terlago l'ultima volta, una bellissima gara anche c'è stata. C'era un po' più caldo. E oggi siamo qua con te, per cui cosa andremo a fare oggi? Oggi vi farò vedere in breve come ricavo le esche dal legno, qualche passaggio rapido e dopo andremo a provarle sul fiume. Allora, con Vito Brilli sicuramente ci sarà da scoprire diverse cose oggi. Intanto ti ringrazio, subito con la tecnica adesso, la costruzione subito. E poi andiamo avanti. Okay. Grazie Vito, state sempre con noi. Amici di Starfishing TV, adesso andiamo a vedere come si ricava una sagoma da un listello di legno. Questo è il listello da cui partiamo e adesso andremo a fare l'intaglio per la paletta. Usiamo una dima angolata ed ecco il nostro listello pronto. Con una sagoma di riferimento disegniamo abbiamo un primo abbozzo che adesso andremo a portare a misura. Per ricavare una sagoma io uso il sistema del platorello, vi faccio vedere come si fa.
Ecco, dopo questo passaggio andremo a rifinire con la carta vetrata in modo da completare le stondature, raccordare e portare la sagoma alle misure desiderate. Finita la sagoma, adesso si può fare lo scasso per la piombatura. A questo punto la nostra sagoma completa è pronta per ricevere la paletta. Il materiale antiurto di policarbonato verrà fissata con una goccia di cianoacrilato e poi andremo a creare l'anellatura. Adesso vi faccio vedere come si costruiscono gli anelli e dopo un risultato finito. Io uso del filo di acciaio inox 316, tagliamo un pezzetto, pieghiamo a U, mettiamo in morsa, poi con un tondino di ferro andremo a girarlo. Lo tagliamo a misura e con una goccia di cianoacrilato andremo a fissarlo. Il risultato finale sarà qualcosa di questo tipo. Poi andremo a mettere l'anello di testa e il pesciolino è pronto per i passaggi di finitura finale, di protezione, colorazione e resinatura finale, per ottenere alla fine un risultato di questo tipo. Che vi assicuro piacerà molto alle nostre marmorate. Eccoci giunti alla fine con Vito Brilli qua all'aperto. Oggi un freddo infernale, ragazzi, siamo quasi a Natale, diciamo, o no? Tra due giorni è la fine del mondo. Sì, tra due giorni è la fine del mondo, ma noi andiamo avanti perché noi siamo pescatori duri. Adesso sicuramente partiamo, andiamo dove? Andiamo a provarli sul fiume Adige, nella zona B, dove la pesca è ancora aperta. Benissimo, allora tutti quanti in linea, tutti quanti da Vito Brilli qua oggi a Verona. E ci rivediamo più tardi sul fiume Adige. Stupendi pezzi, grazie Vito, sei fantastico. Ci vediamo dopo sull'Adige. Ecco amici di Starfish TV, la giornata si è conclusa, direi anche molto bene, abbiamo provato gli artificiali di Vito Brilli, fenomenali,
E ne abbiamo provati diversi oggi anche, dito, giusto? Sì, abbiamo provato dei Mino Jerk, abbiamo provato dei Crank, del Fiume. Il periodo comunque migliore si sa sempre che verso la primavera, un po' freddo oggi, era soprattutto un test, diciamo, per gli amici a casa. Certo. E abbiamo visto le costruzioni, per cui amici, intanto vi ringrazio a tutti che ci state guardando, grazie a Vito Brilli, da Alex Lose, tutto quanto, Starfishing TV, ciao!